Marras cerca l'assistenza per Antenucci, palla che passa Antenucci da solo, Antenucci trova il gol con un pallonetto dolce, pennellato sull'uscita in ritardo di Lewandowski, 12 sigilli in stagione. Fischia Gualtieri, parte Marras, Lewandowski, la risposta, palla che resta lì due volte, il portiere del Teramo, parte Arrigoni Frattali, la palla resta lì, parte Bombaggi ancora Frattali, ma la porta a volta Bombaggi, una volta sì, non passa, Costa Ferreira, occhio al cross col mancino, sul secondo palo c'è Sarzi Puttini in diagonale, Bombaggi prova a passare, Bombaggi, il dribbling, Bombaggi! Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e l'Oro su TV Sport, ultime ore di calciomercato, ma due giorni dalla sconfitta contro il Teramo è forte ancora la delusione. Per tutte le analisi, come ogni lunedì, in collegamento Skype con noi Enzo Tambora. Ciao Enzo, buon pomeriggio. Ciao Cristian, il ritorno delle che veramente neanche a vederle, da proprio male vederle. Poi così due piccoli, come dire, due piccoli appunti, o meglio, due piccole riflessioni. Bravo il cronista Eleven, cronaca tra Teramo e Bari. Però vorrei capire un'altra cosa, però. Ma negli altri stadi entra la gente, perché si sentono i boati quando segnano le squadre di casa? Non so se hai notato, no? Evidentemente più piccoli sono gli stadi e più, diciamo, si ha l'effetto pubblico. Però queste sono piccole annotazioni, veniamo alle cose serie. È così. Intanto invito tutti i tifosi biancorossi a scriverci sotto le nostre dirette social. Enzo, allora, prima di parlare di mercato, perché alle 20 ci sarà la chiusura ufficiale, capiremo se il Bari riuscirà ad operare ancora in entrata, ma anche in uscita. Ti chiedo subito di fotografare quello che è stato il brutto match del Bari contro il Teramo. Lo hai fatto già alla fine della partita, continuando, no, a ripetere un po' la stessa cosa che hai ripetuto da tanti giorni a questa parte, no? È un Bari senza anima. Allora, innanzitutto vorrei dire ai nostri telespettatori che, vista la giornata del calcio mercato, faremo una seconda edizione del Bianco e Rosso TV Sport, che andrà in onda a partire dalle 19, prima sulle nostre pagine social, e poi verrà anche replicata al posto del TV Sport serale, quindi è una comunicazione, diciamo, che faccio al nostro pubblico che ci segue da casa, perché altrimenti le notizie sarebbero superate. Poi, insomma, le cose le abbiamo già dette, diciamo, diventa persino stucchevole ribadire il concetto, però non da Teramo, ma da prima avevo notato questa carenza proprio di anima da parte del Bari, un Bari che a volte vince facile, ma quando il gioco si fa duro viene sempre un po' meno. Io non ho ancora visto le immagini dei calci di rigore, avevo evidenziato, ricorderete, al 91esimo minuto nello spazio delle telefonate, che insomma la riflessione che avevo fatto è come mai su due respinte del portiere ci fossero i giocatori del Teramo e mai quelli del Bari. Mentre commenti, vediamolo anche queste immagini, soprattutto il calcio di rigore, il primo calcio di rigore fallito dal Teramo, perché ha fatto tanto discutere, no, l'atteggiamento di qualche calciatore, con diverse foto che nelle scorse ore sono circolate sui social. A te. Sì, poi voglio dire, saranno i protagonisti anche a spiegarci esattamente cos'è accaduto, perché, ma nel complesso non è da sabato che dico che manca quella cattiveria che è necessaria per vincere i campionati. Un Bari così potrà vincere qualche battaglia, soprattutto battaglie contro squadre estremamente deboli, ma non vincerà mai la guerra. In realtà c'è un atteggiamento molto diverso rispetto alla Ternana, la stessa differenza che si vedeva lo scorso anno rispetto alla Regina. La cosa preoccupante, sulla quale il Bari deve lavorare, è che comunque devi allenare l'atteggiamento e quindi lo spirito in vista eventualmente dei playoff, perché se tu arrivi con questo spirito, con questa mentalità ai playoff, troverai la squadra più arrabbiata di te che ti butterà fuori. Quindi non si può trascurare questo aspetto, non si può trascurare che su due respinte di Frattali i nostri stiano a guardare. Queste sono cose che, ripeto, non solo ti fanno perdere una partita, ti fanno perdere i campionati.
È così, allora chiedo alla regia se è possibile mostrare comunque le immagini del rigore, del primo rigore del Teramo, Enzo, perché a proposito di atteggiamento non fa specie che in un momento così delicato della partita si stacchi quasi la spina con quel calcio di rigore, la parata di Frattali e i giocatori poi ad assistere quasi impotenti alla scena, no? Quasi essere usciti dalla partita e osservarla da spettatori. Non so se siamo in grado di mostrarle queste immagini, eccole qui, Enzo. Io credo che su un calcio di rigore i difensori debbano stare come delle belve se il portiere respinge. Del resto devo dirti che le parate di Frattali erano un po' nell'aria, perché Frattali aveva anticipato il suo stato di grazia parando in maniera incredibile un pallone che si stava infilando sotto l'incrocio dei pali. Quando effettivamente il Teramo ha avuto i calci di rigore, ha avuto la sensazione che Frattali li potesse parare. Sai quelle sensazioni strane, insomma, che è un po' a pelle. Allora, passi pure per la prima volta, ma anche la seconda, star lì a guardare, francamente, è inspiegabile. Ripeto, la spiegazione la possono dare soltanto i diretti interessati. Ma ripeto ancora una volta, al di là degli episodi, se tu perdi con un Foggia nettamente più debole di te, se giochi alla pari con il Monopoli che non ha le tue qualità, se in altre partite fai fatica, persino a Biceglie, devo dire, perché poi Biceglie, l'abbiamo visto Biceglie, ieri ha perso 3-1 con la Cavese, poi ha perso in casa con la Casertana, cioè parliamo di una squadra comunque modesta. Se tu hai fatto fatica con tutte queste squadre che hanno messo semplicemente un po' di ardore agonistico in campo, vuol dire che agli altri basta... lottare sino in fondo per metterci in difficoltà. In fin dei conti noi le partite migliori le abbiamo fatte con squadre che hanno provato a giocare contro il Bari, che ci hanno affrontato a viso aperto. È chiaro che se giochi a viso aperto contro il Bari può giocare sul velluto. È successo con il Catania, è successo con Francavilla, è successo con l'Avellino, no? Quelle squadre che hanno giocato a Bari hanno beccato 4 gol, ma questo lo sappiamo, perché non è che le qualità dei giocatori del Bari siano sparite. In realtà sono qualità che si mettono in mostra soltanto quando si gioca sul velluto. Quando invece si gioca sui carboni ardenti, gli altri ci sono, noi un po' meno. E così, allora a questo proposito sentiamo anche le considerazioni di mister Uteri al termine della sconfitta contro il Teramo. Ma a un certo punto la partita è diventata emotiva per un insieme di motivi, ma stavamo legittimando una vittoria importante, ma lo stavamo legittimando, abbiamo cominciato anche bene il secondo tempo, vabbè, abbiamo sbagliato un calcio di rigore, abbiamo creato altre due o tre situazioni importanti, dopo il calcio di rigore sbagliato qualcuno è un po' calato mentalmente, però la partita la stiamo conducendo, magari oggi non avevamo tanti cambi davanti perché probabilmente c'era la necessità di cambiare qualcosina, e poi sto per cambiare Semenzato che era stato ammonito poco prima del primo calcio di rigore, era già pronto Minelli. Cioè, non è che Semenzato è impazzito, uno spiovente da 50 metri, la palla gli è battuta sul braccio, ma ha subito un mezzo fallo, ha subito un mezzo blocco che non è stato sanzionato, e poi calcio di rigore due volte parato e poi realizzato, siamo rimasti in 10, è chiaro che la partita è cambiata, ma dobbiamo andare avanti, le partite vanno fatte, dobbiamo reagire, non possiamo sempre stare a guardare gli altri, dobbiamo evitare alcuni errori sul piano mentale soprattutto, perché veramente oggi alla squadra, se non alcuni che sul piano mentale sono calati soprattutto dopo il rigore sbagliato, no? E da questa partita cosa possiamo trarre? Sul piano tattico e sul piano tecnico poco, perché ripeto, abbiamo fatto una buona partita sul piano dell'ordine mentale, sul piano della determinazione, sul piano del non mollare, soprattutto quando si commettono qualche errore, tanto, perché lì un pochino, in considerazione del calcio di rigore che abbiamo sbagliato, qualcuno si è un po' fra virgolette impaurito e quindi abbiamo perso alcuni collegamenti e poi, come vi ho detto, la partita è cambiata. Enzo, torniamo al discorso fatto noi in precedenza con Uteri che sottolinea, no, l'aspetto caratteriale della squadra che è mancata proprio nel momento decisivo, nella determinazione poi a non mollare, e comunque sono frasi importanti, soprattutto se consideriamo il Bari una squadra candidata al primo posto. Ti sembra poco quello che ha detto Uteri, se basta un rigore sbagliato per far andare in tilt una squadra che invece dovrebbe avere nell'esperienza il suo punto forte, non siamo messi molto bene. Cioè, io mi chiedo, nel momento in cui prendi giocatori che vengono dalla B, che hanno 30 anni, 35 anni, hanno 37 anni, 28 anni, a che serve se poi
come dire, crollano ad un rigore di fronte a un rigore sbagliato. Tra l'altro il rigore lo sbagli sull'1-0 per te, quindi non è un rigore, come dire, che rende irrimediabile la situazione, è un rigore sì che poteva chiudere la partita, ma che ti lascia ancora come dire, la possibilità di giocare, insomma. Quindi alla fine di cosa stiamo parlando, insomma. Non, Mauteri ha voluto dare delle giustificazioni, ma in realtà dice esattamente qual è il problema del Bari. E così, allora dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, tra poco con la seconda parte del Bianco e il Rosso TV Sport. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Rottamazione 2021. T-Cross tua a partire da 16.950 euro. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Quando è il momento di cambiare il mondo? Quando è il momento di cambiare auto? Suzuki, tecnologia da incentivi. Solo da Car Service Bari, Viale Iapigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito. Progettazione, affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso. Fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Visita il sito cardascio.com. Acmei, un compagno di viaggio che suggerisce la scelta tecnica migliore per l'obiettivo estetico e funzionale del progetto. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. La cosa più pericolosa da fare è rimanere immobili. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Non mi dire quanto sei educato e colto. Dimmi quanto hai viaggiato. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su busmiccolis.it. Secondo spazio del Bianco e Rosso TV Sport con Enzo Tamborra, sempre in collegamento Skype. Enzo, allora siamo in un momento caldo per quanto riguarda il calciomercato, il gong alle 20, e allora attraverso anche il nostro Michele Carofiglio abbiamo raccolto alcune informazioni, soprattutto riferite da Sport Italia ed Alfredo Pedulla. Enzo, che da maggio ormai vicino, no, anzi praticamente del Lecce, dunque c'è stata la firma di maggio con il Lecce, maggio che era un profilo accostato al Bari nelle scorse ore. Antonucci, altro profilo accostato al Bari, sempre vicino invece alla Regina, e rispunta il nome invece di Nicola Bellomo per quanto riguarda il Bari. Queste notizie riferite pochi minuti fa da Alfredo Pedulla su Sport Italia.
Ma a sorpresa è Lecce su Maggio, perché insomma il nome del giocatore non era stato accostato a Lecce. Poi che dirti, Bellomo è indubbiamente un giocatore che può fare la differenza in serie C, anche perché è molto bravo nei calci piazzati, però io credo che il vero problema che vada risolto sia quello ancora degli esterni, perché insomma, se Andreoni si è fermato di nuovo, su chi puoi contare nel girone di ritorno? Cioè lì abbiamo veramente una penuria di giocatori, cioè Semenzato può essere titolare Semenzato nel Bari per un intero girone? Io ho qualche dubbio, francamente. Cioè lì bisogna migliorare assolutamente la proposta. Il nome di Baggio, al di là poi dell'età del calciatore, è prossimo a compiere 39 anni, però ripetiamo, ha firmato praticamente per il Lecce, quindi probabilmente il Bari potrebbe andare a cercare lì un altro elemento, considerando anche appunto le condizioni fisiche ancora altalenanti di Andreoni. Sì, anche se mancano poche ore alla fine del calciomercato, non è che manchi molto, quindi adesso devi trovare qualche situazione al volo. Aspettiamo, vediamo chi prendono e poi tiriamo le somme e facciamo delle considerazioni. Di sicuro sugli esterni siamo contati, perché la realtà è che abbiamo Rolando da una parte, abbiamo Semenzato diciamo dall'altra, ma mi sembrano giocatori adattati, insomma non mi sembrano poi degli interpreti del ruolo così come vorrebbe Auteri, perché Auteri ha bisogno di giocatori tipo Orlando, cioè giocatori che vanno sempre in fase di spinta lì. E non mi sembra che Semenzato sia uno che va lì sempre, appunto, lo stesso Ciofani, più un difensore, ma avviso che un esterno con attitudini offensive. Io ricordo le squadre di Auteri, i due esterni di centrocampo erano quasi ali praticamente, più che terzini, insomma, quindi credo che qualcosina vada fatta. Qualcosina andrà fatta, Enzo, e sempre per quanto riguarda gli arrivi, chiaramente al di là poi del nome tornato di Nicola Bellomo, chiaramente il Bari dovrebbe andare a operare in quella porzione di campo per l'arrivo di un altro attaccante, comunque di un esterno offensivo, che poi sia Bellomo o un altro nome, però lì serve un'altra punta. Infortunato ancora Dursi, purtroppo si è fatto male anche Pietro Cianci, che potrebbe restare fermo per una ventina di giorni. Ci aspettiamo un innesto anche in quella zona di campo. Sì, però ti ripeto ancora una volta, siamo all'ultimo giorno di calciomercato. Io non so francamente chi e come possa arrivare. Tiriamo le somme alle 20 il gong, giusto, del mercato. Sì, alle 20. Quello che dirti. Io però devo dirti la verità, il calciomercato, soprattutto quello di gennaio, non mi fa impazzire, perché in realtà diciamo quello che noi, secondo noi, manca, cioè l'anima, non la compra il calciomercato. L'anima è qualcosa che cresce all'interno di un gruppo, che cresce a qualsiasi livello, cioè anche a quello che c'è intorno, a mio avviso, ai calciatori, cioè dal vertice all'ultimo dei dipendenti, a mio avviso devono essere proprio compatti rispetto ad un obiettivo, lo devono maturare fortemente dentro di sé. Non basta dire vogliamo vincere il campionato, no? Ci sono dei gesti quotidiani, ci sono delle attenzioni quotidiane, ci sono anche degli atteggiamenti quotidiani che ti fanno capire che lo vuoi sul serio, perché poi a parlare siamo tutti bravi, pure io posso dire voglio diventare il Presidente della Repubblica, ma non lo diventerò mai, insomma, capisci? Quindi io l'ho detto già in altre occasioni, l'ho scritto anche su un post, il momento delle parole è finito, cioè quello che va dimostrato sul campo, le parole fino a un certo punto, perché poi alla fine se non vengono confermate sul campo diventano persino un po' fastidiose. Quindi io credo che si debba dimostrare quei fatti, di essere ancora convinti, di poter addirittura prendere la Ternana o di vincere il campionato attraverso i play-off. Bisogna dimostrarlo in campo. È così. Enzo, intanto sì, pare che Taibi abbia smentito l'interesse del Bari per Nicola Bellomo, mentre Simone Perrotta ha rifiutato il passaggio alla Juve Stabia, con il Bari che sta continuando in ogni caso a trattare Diakité, il difensore del Teramo, fuori lista praticamente nella sfida contro il Bari, che arriverebbe eventualmente via Napoli. Però ripetiamo, al momento Perrotta ha detto no alla richiesta della Juve Stabia. Enzo, anche un po' di sfortuna, perché è davvero incredibile quanto sia accaduto a Pietro Cianci. Vediamo anche in grafica il suo problema, una lesione distrattiva dei muscoli dell'arco plantare. In pratica, Enzo, si è fatto male appena ha messo il piede sul terreno di gioco al suo primo allenamento. Davvero una sfortuna incredibile, potrebbe restare fuori una ventina di giorni. Un infortunio abbastanza, come dicono. Ho letto però le dichiarazioni del suo procuratore,
secondo lui 7-10 giorni rivedremo Pietro Cianci, vedremo Pietro Cianci in campo, però non va sottovalutato che nel frattempo Cianci salta 3-4 partite, perché ci sono due partite di fila, poi si gioca di nuovo, quindi insomma il rischio è che Cianci comunque pronti via salti non sia disponibile per 3-4 partite, che non sono poche. Eh sì, vediamo in grafica intanto anche il messaggio invece del presidente Luigi De Laurentiis, Enzo, che di fatto ha confermato dopo la partita contro il Teramo, mister Oteri, un De Laurentiis che dice: abbiamo investito tempo, risorse ed energie in questo progetto, c'è un gruppo di lavoro forte, ne sono convinto, non si molla nulla, non è nel nostro stile, soprattutto perché abbiamo una città intera che ci sostiene anche quando ci critica. La rincorsa al primo posto non si ferma oggi, il nostro obiettivo non è cambiato. Un De Laurentiis che al momento conferma lo staff di lavoro con in primis mister Oteri, però Enzo, di fatto sarà lui il primo a non essere contento di questa situazione, a trovarsi a meno 11 dalla Ternana a questo punto del campionato, inizio girone di andata anche comunque per gli investimenti fatti. Infatti lui è arrabbiato, io credo che al di là delle dichiarazioni come dire, diffuse attraverso quel comunicato stampa, credo che insomma lui non possa essere contento di quello che accade in campo, di prestazioni e atteggiamenti di erano, altrimenti come dire, di cosa parliamo? Io credo che lui sia il primo ad essere arrabbiato, poi chiaramente deve in qualche modo proteggere il gruppo, deve proteggere il lavoro dello staff, però indubbiamente io credo che la squadra, il tecnico, insomma un po' tutti siano sotto esame. Sì, ho perso per un attimo Enzo. Allora facciamo così, andiamo ancora in pausa pubblicitaria e poi tra pochissimo l'ultima parte del Bianco e il Rosso TV Sport. A tra poco. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Rottamazione 2021. App tua a partire da 9.950 euro. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari. Insalate Jento, dalla terra più bella, la natura più buona. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. C'è un progetto fatto di luce dietro le nuvole, una promessa di speranza e di forza. Nel giorno più importante, The Wedding Store, via Dante 132 a Bari. Niente può fermare l'amore. The Wedding Store, lo sposo a Bari. Quando è il momento di cambiare il mondo? Quando è il momento di cambiare auto? Suzuki, tecnologia da incentivi. Solo da Car Service Bari, Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari.
Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito. Progettazione, affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso. Fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Visita il sito cardascio.com. iOver, l'abito su misura per tutelare il tuo patrimonio, la tua rete informatica e i tuoi affetti. Resolteam.com. Usare carte e app di pagamento conviene sempre di più. Con il cashback, se fai in un semestre almeno 50 acquisti con carte e app, ti rimborsiamo il 10% fino a 150 euro, quindi fino a 300 euro all'anno. Usale nei negozi, bar e ristoranti, ma anche con artigiani e professionisti. I primi 100.000 a fare più transazioni otterranno anche il super cashback di 1.500 euro ogni 6 mesi. Quindi con cashback e super cashback puoi guadagnare fino a 3.300 euro all'anno. E con la lotteria degli scontrini puoi vincere fino a 5 milioni di euro. Informati su cashlessitalia.it. Usa carte e app di pagamento. Guadagni, vinci e cambi il paese. Ultimo spazio del Bianco e Rosso TV Sport con Enzo Tambor, anche i vostri messaggi sotto le nostre rete social con Nico. Enzo, che ti chiede: ma come si può essere ottimisti? Il campionato è ancora lungo, ma i punti dalla Ternana sono diventati davvero tanti. Ma ottimisti no, neanche catastrofisti, perché comunque, come dici, il campionato continua. Questo, allora, oggi il Bari avrà, se no, il 15% di possibilità di recuperare dalla Ternana. Io penso al momento ragionevolmente più alla prospettiva dei playoff. Playoff però che vanno interpretati in maniera ben diversa da come si sia giocato a Teramo. Io spero che la squadra nel frattempo migliori proprio l'atteggiamento. A me non piace l'atteggiamento del Bari, devo dirti la verità. Non mi piace. Siamo forti con i deboli, ma appena la partita assume un coefficiente di difficoltà un po' più alto, andiamo in difficoltà noi, cioè, perché è vero cosa dice Uteri, stavamo facendo, però anche nel primo tempo la partita era equilibrata, tutto sommato non è che abbiamo visto una partita dove il Bari ha dominato, ha preso il sopravvento sul Teramo, la partita era più equilibrata, la differenza l'ha fatta una giocata di altissima qualità sull'asse Marras Antenucci, questo ha fatto la differenza nel primo tempo, ma nel primo tempo tu sei stato a Teramo, la partita era equilibrata, anzi forse il Teramo provava, come dire, a giocare un po' di più del Bari, cioè hanno giocato più palla a terra, hanno cercato più il fraseggio, è chiaro che a loro mancava la qualità, almeno fino a quando poi non abbiamo dato coraggio a Bombaggi, però loro facevano fatica a tirare in porta. Certo, se la chiudi la partita sul 2-0 probabilmente parliamo di altre cose, però noi dobbiamo valutare le prestazioni non sono mai una uguale all'altra, sono sempre molto diverse. E come purtroppo aveva profetizzato Gianni Antonucci, paradossalmente dopo i nostri 4-1 vengono sempre delle fregature. Dopo i 4-1, sono 4-1 del Bari in questo campionato, abbiamo fatto soltanto un punto a Palermo, le altre tre partite le abbiamo perse, questo vorrà dire qualcosa. C'è una squadra che vince 4-1, dovrebbe stare carica, dovrebbe stare a pallettoni, invece non è così. La squadra torna nelle sue paure, chiamiamole così, nelle sue incertezze, perché abbiamo pareggiato solo col Palermo dopo un 4-1, per il resto abbiamo perso a Foggia, abbiamo perso in casa con la Ternana e abbiamo perso a Teramo, questo vorrà dire qualcosa. Continuano a scorrere immagini della sconfitta contro il Teramo e c'è Luca che, Enzo, ci chiede: ma perché Uteri non ha optato per dei cambi prima del rigore del Teramo, sostituendo soprattutto Semenzato, l'uomo più in difficoltà? In verità, lo abbiamo detto anche prima, in effetti delle avvisaglie ce n'erano state, non a caso Gigi Frattali era già stato strepitoso in una circostanza. A proposito, c'era la gente che mette in discussione anche Frattali, credo che almeno Frattali abbia risposto con una partita superlativa. Peccato che veramente per le parate che aveva fatto meritava almeno un pareggio Frattali, almeno lui il punto lo doveva portare a casa, invece sono state parate inutili, però francamente
Io faccio fatica a ricordare, ricordo Gillet che parò due calci di rigore in una partita in casa contro il Brescia, uno dei quali calciato da Pirlo. Poi faccio fatica a ricordare un portiere del Bari che abbia parato due rigori nella stessa partita, ma qui siamo veramente nel Guinness dei primati perché i due rigori li ha parati in un minuto. E così, allora continuate a scriverci sotto le nostre dirette social. Per quanto riguarda il mercato in uscita, Enzo, nei giorni scorsi anche in il messaggio d'addio di Zaccaria Hamlili, lo possiamo vedere anche in grafica, questo messaggio dell'ex ormai centrocampista biancorosso finito al Gubbio di Vincenzo Torrente. Hamlili che scrive: questi ultimi mesi sono stati molto difficili per me, mesi fatti di scelte che ancora oggi fatico a comprendere, ma che ho sempre rispettato senza mai creare nessun tipo di polemica. È stata dura non poter correre e lottare per dare una mano ai miei compagni. Grazie a tutti i tifosi biancorossi, è stato un onore lottare per voi e non lo dimenticherò mai. Un bel messaggio di Zaccaria Hamlili che però lascia intendere, Enzo, come comunque qualcosa non sia andata per il verso giusto. Senti, anche questo è un po' sgradevole, in verità, perché io sono d'accordo con Antonio Di Gennaro, cioè qui non parliamo di fenomeni che in qualche modo ti possono ribaltare la situazione, no? Però da beniamini del pubblico, perché la realtà è questa, nel momento in cui il pubblico decide che Simeri e Hamlili sono due beniamini, vuol dire che hanno visto in loro un atteggiamento che magari fosse quello di tanti dei giocatori che attualmente scendono in campo. Ma si può chiudere un rapporto, però è un peccato che questi ragazzi che comunque hanno fatto sino in fondo il proprio dovere, hanno dato tutto a mio avviso, e su questo c'è poco da discutere, Hamlili e Simeri, siano diventati improvvisamente le ultime ruote del carro. Devo dirti la verità, questa cosa un po' mi urta, mi dà fastidio, perché io credo che se uno ha dato tutto quello che c'era da dare per il Bari, può anche chiudere la sua esperienza in biancorosso, perché tutte le storie possono avere un inizio e possono avere una fine. Però queste sono due storie che non sono finite nel migliore dei modi. Guardando anche i messaggi, chiaramente diversi tifosi mettono nel mirino i tre calciatori fermi sul calcio di rigore di Gigi, poi parato da Frattali, cioè Lollo, Sabbione e Valerio Di Cesare. Questa mattina ne hai parlato anche con il giornalista Antonello Raimondo, che suggeriva, tra virgolette, alla società magari anche di far parlare in un momento così complicato gli stessi calciatori per spiegare poi cosa è realmente accaduto, una sorta di faccia a faccia anche con la piazza. Ma nella dinamica di azione, questo l'ho sperimentato nel corso degli anni con un po' di esperienza, se tu non parli quando gli altri ti accusano è come se riconoscessi di aver sbagliato, non so se è chiaro, no? Se tu invece ti esponi e rispondi, provi a spiegare le tue motivazioni, credo che alla fine forse anche il più incallito dei tifosi critici possa avere un mezzo ripensamento su quello che hai fatto. In questo momento non far parlare, o meglio se non parlano i protagonisti, alimenta nei tifosi critici l'idea che come dire, i calciatori si vogliono nascondere, invece a mio avviso sarebbe giusto farli parlare, ma lo dico ora a prescindere da quello che è accaduto l'altro giorno, perché insomma non è che stiamo facendo un processo, però indubbiamente se come dire, l'orientamento dei tifosi è così netto, e questo non lo stabilisce il giornalista, non lo stabilisce nessuno, perché i tifosi hanno, io non mi sarei mai sognato francamente di vedere, di selezionare il fotogramma con l'atteggiamento di alcuni calciatori del Bari con le mani ai fianchi, non ci avrei mai pensato, dovete la verità. Ho avuto una buona intuizione, perché a freddo, o meglio anzi a caldo perché a freddo, ho detto: mi chiedo come mai sulle respinte di Frattali non ci fossero mai i nostri. Questo l'ho detto praticamente tre minuti dopo la fine delle partite, però non mi sarebbe mai venuto in mente di andare a selezionare quei fotogrammi. Forse sarebbe meglio che insomma qualcuno ci desse una spiegazione, forse alla fine sbagliamo noi, forse come dire, perché comunque dei giocatori erano entrati in area di rigore, se tu vedi al di là di quelli che hanno le mani sui fianchi, da una parte e dall'altra ci sono dei giocatori che entrano in area di rigore, in ogni caso in maniera tardiva, perché là sarebbe bastato uno su quello che ha calciato il calcio di rigore, e a mio avviso
anche spalla a spalla, se il difensore va a terra, l'arbitro 99 su 100 ti dà il fallo a favore, non fischia il secondo rigore, no? Il problema è che se Mensah è arrivato tardi e quindi, diciamo, ha tamponato Bombaggi, che è andato giù. Si preoccupa anche del secondo posto con l'Avellino, che è piombato a meno 4, Enzo, dal Bari. Ma è il secondo posto. Mi preoccupano relativamente, non sto lì a pensare secondi o terzi, a me interessa che il Bari giochi bene, che il Bari giochi con orgoglio, con appartenenza, e che, come dire, non sperperi punti a destra e a sinistra. Adesso ci sono due partite in casa, mercoledì con la Cavese e domenica contro la Viterbese, insomma, francamente faccio fatica a pensare a un Bari non in grado di fare bottino pieno, insomma, con quei sei punti, a mio avviso, forse qualcosina la puoi ancora rosicchiare alla Ternana, che mercoledì invece gioca a Palermo, qualcosa lo puoi prendere ancora di vantaggio sull'Avellino, ma non è questo il mio pensiero, francamente, perché vedi, lo scorso anno siamo andati da secondi a fare i playoff e comunque non ce l'abbiamo fatta. Io voglio una squadra che cresca sul piano dell'atteggiamento, sul piano proprio della mentalità, sul piano dell'appartenenza. Se il Bari dovesse crescere anche a costo di perdere una posizione, paradossalmente, io sarei più contento di un Bari cazzuto, come si suol dire, ma terzo in classifica, che di un Bari un po' borghese e secondo, perché alla fine poi ripeteremmo quello che è accaduto lo scorso anno a Reggio Emilia. Sei stato chiaro, Enzo, siamo quasi in chiusura, riepiloghiamo un po' quanto è accaduto sino a questo momento per quanto riguarda il calciomercato con Marco Perrotta, che ha rifiutato l'offerta della Juve Stabia. Il Bari comunque resta forte su Diakité, difensore del Teramo, che verrebbe prelevato dal Napoli e girato in prestito al Bari. Maggio invece ha firmato per il Lecce, uno dei nomi accostato negli scorsi giorni al Bari, mentre il direttore sportivo della Regina Taibi al momento ha detto che non c'è stata alcuna richiesta, ulteriore richiesta del Bari per Nicola Bellomo. Questo al momento quanto accaduto in queste ore, però Enzo, come detto anche in precedenza, questa sera alle 19 sulle nostre pagine social e poi in replica anche su Telebari, no, racconteremo l'ultima ora di calciomercato per un resoconto poi finale con tutte le operazioni in entrata e in uscita. E poi in replica. Assolutamente sì. Enzo, a te un ultimo pensiero e poi ci salutiamo almeno per questo appuntamento delle 14.30. Ma l'ultimo pensiero, in realtà diciamo che io vorrei che questi giocatori prendessero un po' l'esempio da quello che è accaduto nella stagione della remontata, la famosa stagione fallimentare. Quella non è una squadra eccezionale, questa è una squadra che per valore complessivo all'interno di quel campionato era inferiore a questa. Però io invito anche i giocatori forse a vivere di più la città, a capire esattamente che cos'è Bari, cos'è la gente di Bari, perché altrimenti sì, la squadra si chiama Bari, però non la vivranno mai come è giusto viverla. Cioè, ci dovrebbe essere, a mio avviso, ulteriore contatto fra le... È vero che in questo periodo non può accadere nulla perché siamo tutti bloccati dal Covid, voglio dire, no? Però in generale io vorrei che, come dire, respirassero almeno un minimo l'aria della città. Questo può far bene a chi scende in campo. Grazie ad Enzo Tambora. Ciao Enzo, ci vediamo alle 19. A dopo, ciao. Ciao Enzo, chiaramente l'appuntamento alle 19 per vivere insieme l'ultima ora di calciomercato e poi con voi tutte le riflessioni in diretta sulle nostre pagine social di Radio Bar e Telebar e poi in replica in TV anche alle 23. Grazie a tutti per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.